minoranza, ma della storia. Perciò dopo che lei, anche con piacere. Io penso che dopo il discorso di Mauro, di un amico, io penso che c'è sui social letto, scusi, dice così, c'è uno che dice un mante del bene, dopo che ha detto questo discorso, penso che devi mettere, perché uno che dice sono a disposizione, per carità, ti vedo, per carità, non dobbiamo essere nemici avversari, che detto prima, però dopo hai fatto qualcosina in più. Allora, cosa vi voglio dire? Il sindaco è stato molto chiaro quando ha presentato questa coalizione, che non è una coalizione, ha detto io non parlo con nessuno, non voglio nessuno, vengo qua. Infatti io non parlo per il PDL, parlo per il consigliere Renzo Bonini, capito? Non metto nessun colore davanti a questa giunta, questa nuova coalizione. Assolutamente no, parlo per conto mio. E tutti i provvedimenti che verranno li valuto io. Non con questi occhiali, con occhiali tridimensionali, con molto di moda adesso che si vedono quando. Hai capito, caro Cristo? E penso che anche tu voglia fare così. Perciò, caro sindaco, sei stato chiarissimo, non hai parlato con nessuno, con me non hai mai parlato. Parlo solo così, ci vediamo così. Non ci sono stati per la stampa che ti piace, che ti prende i coltoni, fonfenessi. Confegnoni, qualche riunione c'è stata, non lo so, io, per me io non lo so io. Allora i confegnoni sono altri tempi. Io accetto, sai, il confronto. Confegnessi, confegnoni, non ci sono, qui non c'è più guerra, non c'è fabbrica di ghiaccio, notare, non ci sono cose particolari, non ci sono danze, non ci sono cose. Gli occhiali miei sono tridimensionali, caro visto, hai capito? Donin guarda molto bene, c'è una buona vista e il sindaco sicuramente anche lui saprà fare bene il suo dovere. Se ha avuto questo coraggio farà fino alla fine. Allora, cosa devo dire? Grazie del tuo apporto. Guarda, c'è una maggioranza, non c'è un'opposizione, poi dichiarati in posizione, sei in posizione, dichiarati, sono all'opposizione. Io mi sento consigliere libero, senza partito. Senza partito, senza nessuno che mi tira la giacca, vengo qua e voti il provvedimento del sindaco. Se non vado bene, nessuno. E lo dico apertamente, perché non c'ho nessun padrone. Capito? Questo è la linea, caro Mauro. E penso che sia anche di altre persone. Sicuramente l'ho fatto, come l'ho sempre detto, da lì, che non voglio andare a casa, che non voglio commissario, sono coerente. Io voto, il mio voto è di Renzo Donin, non è di Forza Italia, è di Donin. Cosa devo dire? Io sono fiducioso, sindaco, che andremo avanti fino alla fine. Ho visto una bella giunta, una bella gente che conosco, che ciò della stima. Perché la nota che ringrazio il professor De Pierini per aver scelto, per aver detto sì alla sua richiesta. Ha fatto un grande piacere alla città, il professor De Pierini. È un'istituzione, ne dobbiamo essere grati a questa gente che ha accettato di presentarsi qua, di vedere la sua faccia, in un momento così delicato della nostra città. Grazie, professor De Pierini, grazie anche agli altri. Scusate perché lo conosco un po' di più, e sono una stima incommensurabile. E perciò, caro voi del PD, tanto fa piacere alla stampa. L'altra volta l'ha caricata, questa volta, come si dice in tanto, ha preso la mattarellata, perché a Roma va di qua adesso la mattarellata, l'avete presa, questa mattarellata nella testa. Perciò se volete un po' riprendere, con calma. Allora, bravissimo, governate con noi, con Dani, con tutti che sanno sulle esperienze di presidente, assieme provvedimenti lenti tridimensionali. Io vi dico sempre, non so se è voluto già. Grazie, grazie Presidente.